La tua Etruria è al premio Francesco Maria Ruspoli, quinta edizione, un omaggio al barocco e un omaggio a un grande antenato di Giada Ruspoli che organizza ogni anno questa bellissima manifestazione. Sì, siamo contentissimi di essere arrivati alla quinta edizione. E il nostro pubblico è sempre maggiore e anche dagli stranieri che sono venuti quest'anno, veramente sono sia stranieri dal Brasile, dagli Stati Uniti e anche dall'Italia, dalla Sicilia, da Milano eccetera, perciò insomma stiamo cominciando realmente a farci conoscere e abbiamo qui la collaborazione di vari giurati, del sindaco di Vignanello, il nuovo sindaco con cui speriamo anche di fare qualche attività all'estate e il professor Monari che è coordinatore del premio sia della parte musicologica come dell'art director della parte musicale, il vincitore di quest'anno che viene da Cincinnati Petrus Paolo e la giuria di musicologia il professor Dinko Fabris e dal Portogallo il professor De Brito. Quest'anno il canto, perché la caratteristica principale di questo premio è che ogni anno premia sì un'opera scritta, quindi un articolo, una pubblicazione, e quest'anno siamo in una pubblicazione estera, e poi premia anche la musica, in questo caso il canto. Quest'anno il canto, ieri ci sono stati veramente dei candidati meravigliosi che ci hanno fatto passare un bellissimo pomeriggio. E il premiato quest'anno viene da Taranto, un italiano. Siamo molto contenti che è un italiano perché ci sono degli anni che non ci sono proprio italiani, perciò è proprio Aurelio. Parliamo di Aurelio Schiavoni, che poi avremo modo di sentire sia come controtenore che una sua battuta. Vogliamo sentire il professor Munari, la difficoltà di quest'anno, grandissima qualità nel canto. Sì, questo però ci fa molto piacere. Devo dire che negli anni il livello musicale è andato sempre in crescendo e quest'anno è stata una gara vera, combattuta fino alla fine, sia nell'eliminatoria che nella finale, ma la giuria è stata molto chiara, molto decisa sul verdetto, quindi Aurelio ha sicuramente meritato il premio e la giuria lo può confermare assolutamente. Un controtenore, quindi anche una scelta difficile per certi versi, perché è un repertorio di nicchia particolare, però in genere una voce che se è bella dà veramente un risultato splendido. Allora, repertorio di nicchia, mi permetto una battuta, sì, è una nicchia assolutamente, ma è una nicchia distribuita su tutto il mondo, cioè c'è un pubblico per il barocco diffuso in tutte le grandi nazioni del mondo, in Europa, in America e anche in Asia comincia a esserci un pubblico barocco importante. Quindi sì, è una nicchia se la consideriamo dal punto di vista nazionale, ma non lo è se allarghiamo un po' lo sguardo, e credo che di questi tempi siamo un po' costretti a farlo, anche se... Quando c'è mercato all'estero ben venga comunque, obiettivamente. Quindi sì, un mercato di nicchia in cui il controtenore è sempre apprezzato, è sempre ben rappresentato, perché è un tipo di vocalità che caratterizza un po' questa tendenza barocca dei nostri tempi, che rappresenta bene un po' l'estetica di questa meravigliosa musica che noi cerchiamo di riportare anche a queste latitudini dove d'altra parte è nata. La storia dice l'importanza di Francesco Maria Ruspoli, principe, grandissimo mecenate, per queste stanze è passato Handel, ha suonato e ha composto. Sì, sì, perché purtroppo noi ci dimentichiamo spesso che Roma e i suoi dintorni, quindi cittadine come Vignanello, che oggi forse non sono più molto note, hanno visto nascere proprio le grandi opere di questa epoca grazie a mecenati illuminati, sensibili, munifici come il principe Ruspoli, che era principe di Cerveteri e comunque trascorreva il tempo a Vignanello, essendo di Vignanello comunque la famiglia. Per questo c'è questo legame molto forte tra un paese della Tuscia con la grandissima musica internazionale, cioè il nome di Handel, anzi probabilmente potrebbe approfittare del sindaco e mettere un po' più in evidenza questa figura, non solo Handel peraltro a Vignanello, quindi quanto è importante che l'amministrazione di ascolto al passato per proiettarlo al futuro. Qua è pieno di turisti oggi, amici di Donna Giada, ma pieno di persone. Sì, infatti come ogni anno anche quest'anno noi abbiamo dato il patrocinio a questa manifestazione e credo che sia arrivato veramente il momento, soprattutto in questi momenti un po' chiamiamoli critici dal punto di vista anche economico se vogliamo,
e di finanziamenti, di stringere ancora più questo connubio tra amministrazione e Giada Ruspoli in questo caso, proprio perché ci rendiamo conto, poi è di indubbio significato il fatto che qui abbiamo parecchie persone che vengono non soltanto dai centri vicini, ma anche addirittura dall'Europa. Quindi credo che sia veramente, e non solo dall'Europa, anche oltreoceano, quindi sì, diventa un volano questo premio, così come diventa un volano anche quelle attività che insomma i Ruspoli, Giada in particolare, ci tengo a sottolineare, mette in piedi in questo castello. Quindi sicuramente prenderemo spunto e collaboreremo ancora più con i Ruspoli stessi. Io volevo anche sottolineare alcuni aspetti che dicevamo con Giada qualche istante fa. Ad esempio, noi stiamo ristrutturando l'ex ospedale Ruspoli, che è diventato di proprietà del comune, per eventualmente fare un polo museale, ma comunque ecco, rientra tutto in un discorso veramente di cultura, perché diceva già lanciava l'idea, perché non fare una scuola musicale nell'ex ospedale Ruspoli? Quindi prenderemo magari prenderemo con i debiti significati questa iniziativa di Giada, vedremo che magari nei prossimi tempi possiamo veramente fare qualcosa veramente più concreto, di più fattivo per il nostro territorio. E quindi grazie al sindaco Vincenzo Grasselli, che è presente, quindi è comunque un piacere condividere con la cittadinanza. Proseguiamo con la giuria, il presidente, se non erro, della giuria. Diciamo che è stato difficile quest'anno. È difficile, però molto soddisfacente, perché era un livello estremamente alto. Io, devo dire la verità, devo ammettere che sono un veterano della musica antica in Italia. Quando facevo musica antica in Italia era molto difficile reperire delle forze adeguate dal punto di vista stilistico. Adesso mi sono accorto che ci sono, sia dal punto di vista vocale che anche strumentale, come già altre manifestazioni del premio hanno rivelato, ci sono dei livelli esecutivi estremamente importanti. Abbiamo avuto sei finalisti, e devo dire anche nelle semifinali c'erano voci veramente di alto livello. Professor Munari? No, io volevo dire che la presenza del maestro Vartolo qui come presidente della giuria è qualcosa che ci onora, perché il maestro, con l'umiltà che lo caratterizza, non ci dice che lui, per la storia della musica italiana e soprattutto per quanto riguarda il barocco, rappresenta un'autorità e un punto di riferimento generale. È il primo anno o è già stato presente in giuria? Il primo anno. Perfetto. Purtroppo questa mia, diciamo, primazialità è dovuta anche all'età, e questo mi dispiace assai. Ma può recuperare il prossimo, tranquillamente, sicuramente sarà un piacere. Passiamo a conoscere il vincitore, chi ci presenta? Veniamo insieme. Tanto, allora, il vincitore, partiamo dal presupposto che abbiamo detto, è americano. Nice to meet you. It's a pleasure. Ecco, allora proviamo a conoscere il testo, quindi se il professore mi aiuta, il professor Fabri mi aiuta, il testo del vincitore, che cosa trattava, quali sono le caratteristiche principali dell'opera con cui ha vinto? Sì, my research involves the rediscovery of a long lost beautiful collection of madrigals by the Genoese composer Simone Molinaro, and the discovery of the knowledge of this work among the musicians and patrons of his time. Il suo oggetto di lavoro presentato riguarda un compositore genovese della fine del Cinquecento che si chiama Simone Molinaro. In particolare la sua raccolta di madrigali, che è stata recentemente ritrovata, è pochissimo conosciuto Molinaro nonostante la sua importanza storica. E quindi ecco, per questo, quindi qua lo chiedo come giuria, avete apprezzato maggiormente la unicità o ha comunque trovato delle caratteristiche che forse non venivano conosciute o non erano state messe in evidenza? Il nostro è un concorso internazionale, anche negli anni scorsi hanno partecipato studiosi da diversi paesi, e per la prima volta ha vinto uno studioso non italiano. Questa per la musicologia è una prova che siamo una comunità unica nel mondo. L'Italia è comunque uno dei posti
in cui tutti i musicologi del mondo trovano il patrimonio musicale più straordinario per i secoli dal Rinascimento al Barocco in particolare. E in questo caso abbiamo trovato una grande professionalità, un amore evidente per la musica di cui tratta, una grande competenza e la voglia di far conoscere questa musica e probabilmente anche dal punto di vista pratico, e che è uno dei segreti di questo concorso, unire la musicologia alla musica pratica. Peter, una curiosità riguardo al luogo, se ha avuto modo di ammirare e apprezzare questo castello e anche l'ambiente circostante, e che cosa è stato? Ho molto gratitudine e apprezzamento per questo riconoscimento molto grande. I'm very happy and very pleased and very grateful for the vision of Signora Donna Ruspoli to bring research and musicians together in this wonderful venue. Ovviamente ha ringraziato, grazie per l'impegno e il tentativo in italiano, ha ringraziato ovviamente Donna Giada per quello che fa, per la musica e per tutto. E vediamo se può conoscere, cosa ha vissuto proprio del posto. Sì, I'm just overwhelmed by the history and the beauty of this magnificent venue. Sono stato completamente preso dal posto, sono ancora sotto shock per quello che ho potuto vedere qui. Sicuramente sì. Allora, grazie professor Fabris, grazie del lavoro, e adesso ascolteremo la voce del vincitore e poi conosceremo anche Aurelio. Il mio genio perverso, rinnegati gli affetti che un tempo mi volassi. Piego, cadere, proruppe in un pensiero detestando il vero. Andatevi quest'anima te forme, datevi un altro prossimo. Unido in puro, per pietà vostra, o dei, rifiuto
Abbiamo ascoltato la bellissima voce del controtenore Aurelio Schiavoni, che da Taranto ha raggiunto Vignanello per vincere il premio Francesco Maria Ruspoli. Complimenti intanto. Grazie mille. Uno spettacolo molto bello, abbiamo avuto modo di ammirarlo, anche i nostri lettori lo ascolteranno. Come si è trovato in questo concorso, una location molto particolare? La location, a parte la bellezza del posto, a parte la magia che si respira, il sapere anche di aver cantato in un luogo in cui Handel ha tassato il terreno, anche Scarlatti, e sono due compositori che io ho portato in concorso, fa un certo effetto effettivamente, e non so, è una magia che si può provare soltanto toccando con mano questo palazzo, che è ricco di storie, ricco di arte, è ricco, e ricche sono anche le emozioni che si provano. E sicuramente adesso pregerà nel curriculum questa nuova vittoria, per la sezione canto sicuramente un grandissimo onore per un giovane cantante. Assolutamente sì, non solo per questo ma anche tutto quello che può venirne dopo. È un concorso comunque molto importante, uno dei pochi in Italia e io oserei dire anche in Europa per il canto barocco, che è ancora un po' considerata la cenerentola del canto in sé. E invece speriamo che ci sia sempre più spazio e magari, perché no, un giorno trovare Aurelio nel Festival Barocco. Noi abbiamo un festival molto importante in provincia, quindi perché no ritrovarcelo da vincitore del premio Ruspoli in un concerto barocco, magari portando anche Handel al repertorio. Esattamente, Handel sempre, è un compositore a cui i cantanti si rivolgono sempre con grande rispetto, che siano barocchi o che siano lirici. Handel è un compositore che risulta sempre molto gradito, ed era gradito a Francesco Maria Ruspoli e soprattutto visto che siamo qui appositamente per lui e l'abbiamo festeggiato degnamente anche oggi insieme. Grazie. Grazie a te. Allora, vogliamo ringraziare Aurelio Schiavoni. Adesso, dopo tutti i ringraziamenti che abbiamo già fatto in precedenza, mi voglio limitare a ringraziare la sua voce, la sua arte, la sua dedizione, la sua passione. E grazie veramente a lui e a Matteo Messori al clavicembalo, che l'ha accompagnato valorosamente, oserei dire. Un'amicizia di infanzia, devo dire, perché sì. Noi, io con sua madre, ci conoscevamo da adolescenti. Il padre di Vincenzo era amico di mio padre, perciò è un'unione non solo di Vignanello col castello, come di gente che vuole e partecipa degli stessi obiettivi. E la musica certamente ci aiuta per elevarci nelle difficoltà quotidiane e vedere più lontano quello che è giusto vedere e che dobbiamo lottare per vedere. Grazie. L'opera è stata realizzata dalle sapienti mani di Walter Togni, che ha voluto insieme a noi fortemente questo dono. Thank you.
e se n'è andata e si è saluta tantissimo. Ecco, così siamo tutti l'equipe di quest'anno.